Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Allora, se mi seguite qua su Instagram sapete già di cosa andiamo a parlare oggi, o almeno lo intuite perché nel corso dei giorni scorsi l'ho veramente spoilerato giorno dopo giorno dopo giorno, e quindi oggi parliamo di lui. Lui è il nuovo iPad Pro con cui ho iniziato a rompere il ghiaccio nel corso degli ultimi giorni. Ci sono cose di questo oggettino meraviglioso che ho amato veramente tanto, è stato veramente amore a prima vista, e altre onestamente un po' meno. Ma non perdiamo altro tempo e iniziamo. Benvenuti in questo nuovo video. Questa non sarà ovviamente una recensione perché ce l'ho da troppo poco tempo, quindi ho bisogno di entrarci un po' dentro, di usarlo per qualche settimana prima di capire esattamente come funziona e come non funziona. Anche perché non c'è solo lui come nuovo arrivato, ma c'è lei e soprattutto c'è lei, la nuova Magic Keyboard. Quindi tutte queste tre cose sono ognuna un universo a sé di cui dovremmo parlare veramente tanto, specie anche per quello che è la nostra professione, quindi da fotografi c'è anche da capire come può funzionare il workflow su questo iPad, che è uno dei motivi che mi ha spinto a volerlo provare. Ma non partiamo dalla fine, ma partiamo dall'inizio, e quindi la confezione, al solito ci siamo abituati, è super minimal come tutti i prodotti Apple ovviamente. Ho scelto la versione da 12,9 perché l'idea di base che avevo per questo iPad era quella proprio di metterlo in qualche modo in sostituzione al mio attuale MacBook da 13 pollici, non tanto per il fatto di poi liberarmi del MacBook, ma di tenerlo proprio in accoppiata e magari utilizzare di più l'iPad esclusivamente per quello che riguarda i viaggi. Ma in questa cosa ci entreremo un attimino nel dettaglio fra un momento. La prima cosa che ho voluto provare, e probabilmente ve lo immaginate, è la funzione Sidecar. Questo perché ovviamente avevo proprio il desiderio di poter utilizzare non il mio attuale secondo monitor che utilizzo in studio, ma di poter utilizzare proprio anche un secondo monitor che fosse possibile da portarmi nei prossimi magari futuri viaggi, per poter lavorare in una maniera molto più comoda utilizzando il mio classico workflow. Quindi la funzione Sidecar era una delle mie più grandi curiosità e non mi ha deluso per niente, è veramente una bomba. È sufficiente fare click in questa icona che c'è in alto all'interno del MacBook per accoppiare immediatamente l'iPad e farlo veramente così, con un click. È super pratico, è super fluido, è super veloce e non c'è nessunissima lag. Questa cosa mi ha sorpreso perché sembrano veramente connessi attraverso un cavo. Introduciamo anche l'aspetto della tastiera. La tastiera di per sé è una bomba atomica, funziona veramente bene, il feeling è eccezionale a dir poco. Il trackpad, nonostante sia molto comodo, è un po' più piccolo di quello che Apple ci ha abituato, e questo è ovviamente super comprensibile e non è da considerarsi fra i difetti e i problemi di questo device, ma ce n'è uno che almeno per me è saltato immediatamente all'occhio, ovvero la mancanza del tasto ESC. Questa cosa mi ha un po' sorpreso, non ho capito per quale motivo Apple non ha inserito un tasto che onestamente serve, e quindi c'è un po' di resistenza al cambiamento iniziale, che comunque è normale nel momento in cui si approccia a un nuovo device. La cosa che però un po' mi è dispiaciuta, e anche se l'avevo un po' letta non me ne ero realmente reso conto, è un po' il peso. Questa tastiera, se andiamo proprio a metterla sulla bilancia come sto facendo in questo momento, pesa più, come vedete, di quello che è il peso dell'iPad stesso. Insieme pesano un po' meno del MacBook, e questa cosa ovviamente mi rende felice, anche se praticamente hanno lo stesso peso, e io speravo che tastiera e iPad insieme fossero almeno la metà, perché voi lo sapete, io sono un fanatico del viaggiare leggero e quindi questa cosa un po' mi rompe le scatole, mi ero fatto altri film, ma il film che maggiormente mi ero fatto era proprio l'idea appunto di mettere all'interno del mio piccolo zainino, e vi rimando a video che ho fatto per vedere cosa normalmente mi porto quando vado in giro per lavoro, di mettere appunto l'iPad invece del MacBook. Il problema è che il mio MacBook da 13 pollici
entra perfettamente nello spazio che c'è all'interno dello zaino, che è fatto per un portatile da 12 pollici. Questa cosa, ovviamente, essendo da 12,9 l'iPad, pensavo che entrasse perfettamente dentro lo zaino e di fatto ci entra. Ma c'è un ma. Quando l'iPad è utilizzato insieme alla tastiera, proprio per colpa della nuova porta USB-C che è stata introdotta all'interno della tastiera, diventa più largo del MacBook e questo fa sì che non possa entrare nello zaino. Questa cosa mi è rimasta veramente qui sul gozzo, anche perché mi costringerebbe a tenere magari la tastiera dentro il trolley e poi magari utilizzarla in un secondo momento, ma questo mi impedirebbe, ne so, in aereo, in treno o ovunque io sia, di poter utilizzare l'iPad esattamente come fosse un computer, ma lo dovrei semplicemente tenere sdraiato sul piano e questo un po' mi rompe le scatole, oppure dovrei cambiare zaino e quindi questa cosa mi crea un po' di resistenza e qualche malumore che dovrò capire come poter gestire. Dal punto di vista estetico, la tastiera e l'iPad insieme sono una figata, soprattutto il fatto della sospensione. La sospensione dello schermo dalla tastiera è qualcosa di eccezionale esteticamente, almeno dal mio punto di vista. L'unica cosa che un po' mi disturba è il fatto dell'apertura. Non è possibile aprirlo tipo MacBook, magari lo sarebbe stato se avessero fatto un qualche tipo di scanalatura nella parte centrale, ma non è stato così, quindi per aprirlo dobbiamo utilizzare gli angoli e la cosa è un po' meno pratica di quello che pensavo, ma comunque gestibile ovviamente. La cosa che mi piace da morire del nuovo iOS che è stato messo all'interno di questo iPad è ovviamente la possibilità di gestire più applicazioni al tempo stesso. Faccio un esempio banale, posso aprire un Kindle e nella parte destra posso, per esempio, che ne so, aprire un browser per potermi andare a cercare delle cose, oppure posso aprire un block notice per prendere appunti e c'è anche la possibilità di metterlo non solo in parallelo ma anche in sovraimpressione in qualche modo, quindi come se fosse un layer superiore e poi lo potete spostare sia a destra che a sinistra. È veramente cambiata proprio l'esperienza. Io era da tanto che non utilizzavo un iPad e questo nuovo sistema operativo che hanno fatto si avvicina veramente molto di più a una gestione più da computer. Ho immediatamente anche provato a utilizzare questo iPad per post produrre delle foto, l'avete visto anche appunto nelle stories. È pratico anche nel momento in cui noi lavorassimo in maniera portrait, nel momento in cui andiamo a cliccare i selettori e andiamo a modificarli, tutto quello che è il contorno dell'iPad svanisce e ci dà la possibilità di concentrarci solo esclusivamente sulla foto. Questa è una comodità non da poco, non vedo l'ora di entrare più deep in questa funzione e post produrremo insieme di sicuro qualcosa anche per capire se il workflow di post produzione può funzionare all'interno di Lightroom Mobile. Sono veramente molto curioso di questo. Inoltre, siccome volevo provare, questo video che state vedendo adesso è montato interamente utilizzando l'iPad Pro e questa cosa mi ha francamente molto sorpreso. La potenza di questa piccola grande macchina è veramente impressionante. Il video è in 4K, non c'è stato lag, non c'è stato nessun tipo di problema, non c'è stato nessun tipo di intoppo e questo lo rende molto molto più performante del mio attuale MacBook 13 pollici che è un i7-2.9 con 16 GB di RAM. Quindi l'idea adesso è di smettere di utilizzare un attimo il MacBook, di metterlo un attimo in pausa ed iniziare a fare tutto per almeno un paio di settimane con l'iPad Pro. Non ho avuto ancora modo di utilizzare la nuova telecamera con la realtà aumentata, lo farò quando entreremo un po' più dentro il dettaglio di questo nuovo iPad, perché in questo momento siamo proprio sulla superficie e sono proprio le prime impressioni. Altra cosa molto figa che mi è piaciuta subito è la connessione fra la tastiera e l'iPad. Non c'è bisogno di connettere niente a livello di Bluetooth o quant'altro, perché la connessione avviene in maniera fisica attraverso questi tre pallini che vedete proprio all'interno della hover, che vanno a dialogare
con questi sensori che sono nel retro dell'iPad Pro. Quindi nel momento in cui noi proprio lo appoggiamo, si attacca magneticamente e funziona da subito. Bene ragazzi, io direi che per questo video di prime impressioni è tutto. Fatemi sapere come sempre sotto nei commenti non solo cosa ne pensate di questo iPad e di quello di cui abbiamo parlato nel video, ma anche se avete delle curiosità, perché magari posso prenderle e tenerne conto per quando farò la review generale di questo gioiellino e anche della tastiera. Soprattutto in chiave fotografica, quindi per quello che riguarda la post-produzione da mobile e anche magari del workflow utilizzando solo ed esclusivamente lui e senza appoggiarci al MacBook. Ricordatevi anche sempre di seguirmi qua su Instagram e noi come sempre ci vediamo nel prossimo video. Ciao!